Ciao mister, buongiorno. Buongiorno. Ti chiedo subito per sapere, secondo te la partita di domani è una partita che potrà essere analizzata e giudicata soltanto per gli aspetti tecnico-tattici, o pensi che ci possano essere domani anche fattori esterni che potranno andare a influire su quella partita? Penso alla città dove giocheremo, avrai letto che si parla di 43 minuti di silenzio. Sì, ho letto. Quindi ti chiedo se magari pensi che inconsciamente ci possa essere anche altro domani dentro quella partita. Non potrà che essere così, chiaramente. E poi dopo, quando comincerà, sarà una partita che avrà gli aspetti tecnici e tattici come tutte le gare. Ma l'ambiente che troveremo sarà un ambiente che ci riporterà, ancora se ce ne fosse bisogno, a quella sofferenza che la città ha avuto, e quindi ti devo dire la verità che mi fa piacere essere là con loro, essere con i tifosi del Genoa, essere con la città di Genoa, avere la possibilità da vicino di soffrire un po' con loro, perché lo abbiamo già fatto, abbiamo già detto a più riprese la settimana scorsa. Però il fatto della vicinanza è sempre una sensazione in più che mi fa piacere di vivere, mi dà fastidio onestamente, mi pesa, come mi ha pesato la prima notizia, però è un peso che accetto volentieri, mi fa piacere star con loro e credo che sarà un bell'ambiente tutti quanti insieme per lo stesso motivo. Che tipo di partita ti aspetti? Loro sono all'esordio in campionato, pensi che abbiano, proprio quello che dicevi, anche una motivazione in più, e più in generale che squadra è secondo te il Genoa? Ma il Genoa è una squadra di questa categoria consolidata negli anni, sempre ostica, si è sempre dimostrata ostica con qualsiasi allenatore abbia avuto a condurla, perché mi ricordo ai tempi di Gasperini, ma Juric lo stesso, Ballardini, la fisionomia è quella. Io ho avuto modo di partecipare alle gare sia dal campo anche da fuori. 2 o 3 anni fa con Juric andai a vedere la prima di campionato, quella sospesa per il tempo con la Fiorentina. Durò solo 25 minuti, ma è un ambiente che è fantastico, perché Marassi è un ambiente fantastico, che trascina i calciatori, che trascina la squadra, che devo dire trascina anche chi va a giocare lì da avversario. Quindi spero che questo traino sia efficace anche nei nostri confronti. Come hai visto in questa settimana la squadra? No? Perché la prima partita di campionato è sempre un pochino un'incognita, no? Ti devi confrontare con la Serie A. Quanto morale ha dato la vittoria col Cagliari? Siamo stati meglio senz'altro che non la settimana precedente, perché è chiaro che vincere e convincere ti dà sensazioni diverse, no? Non ti mette dubbi, ti dà delle certezze in più. Sotto il profilo del lavoro non c'è stata nessuna differenza, perché i ragazzi io non li ho mai visti calare di concentrazione, anche in tempi passati, anche quando le vittorie si susseguivano, quindi non c'è mai stato un calo di... Ma insomma, l'abbiamo detto tante volte, li conosciamo, è inutile ritornare su questo argomento. Loro sono sempre presenti. Però quell'aspetto al quale facevi riferimento chiaramente un po' incide in un verso o nell'altro. Abbiamo fatto una settimana normale. Io invece ti voglio dire questo. Parlando del Genoa, no? Dicevi una storia molto ostica. Secondo me in attacco, ad esempio, ha molte soluzioni. Ti chiedo se l'imprevedibilità in attacco può essere una delle armi che ha appunto il Genoa per farci male da questo punto di vista. L'imprevedibilità degli attacchi è l'arma vincente di tutte le squadre, chiaramente, perché se un attacco non è prevedibile, quindi manca di imprevedibilità, è chiaro che favorisce gli equilibri difensivi. E quindi è sempre una componente da dover valutare. Loro hanno la possibilità di scegliere, sento che hanno anche qualche dubbio. Hanno giocatori di assoluto valore sui quali basarsi, quindi aspettiamo una partita difficile.
che non ha un aspetto particolare di, che ti dà difficoltà, ma ne ha molti. Eccoci. Parlando sempre sia del Genova, ma anche del Genova, ma anche dell'Empoli, in relazione appunto all'approccio alla gara, cos'è che si può, che l'Empoli deve temere di più del Genova, proprio in relazione all'approccio, perché diciamo potrebbe essere anche determinante l'approccio alla gara in determinato modo. E mi sembra di averlo detto, quello è un ambiente che è caldissimo, una tifoseria fantastica. Sì, ecco, questo sì, se in questo senso non lo so nemmeno io come sarà l'approccio. No, ho fatto questa domanda perché io ho vissuto Fiorentina Benevento e ho vissuto questo silenzio. Cioè, in effetti, un approccio... Questo, sì, capisco, ha ragione. Questo è tutto da verificare. Preferirei che non fosse così, preferirei... che dopo il fischio d'inizio fosse solo gara, però apprezzo molto la decisione che hanno preso e fa onore a quella tifoseria. E ci adegueremo anche noi, per quanto è possibile, a un momento così particolare. Una mia curiosità, perché l'altra volta io non sono potuta venire alla conferenza stampa, ma hai ritenuto giusto che il campionato si sia mosso? Cioè che non solo le genovesi non abbiano giocato, abbiamo ferito tutto il campionato. Anche a questo abbiamo già... però abbiamo già affrontato, e faccio un cenno brevissimo perché non mi piace ritornare sulle cose. No, il nostro compito è quello di mantenere il nostro compito. Poi ci sono organi competenti che valutano, sono lì appositamente per valutare. Hanno ritenuto così, il mio giudizio o il suo ha poca importanza. Grazie. Prego. Al di là delle circostanze, domani si affrontano due fra gli allenatori più pacati della Serie A. Non serve urlare. Io e... Pacati, non pacati. Ah, pacati. ho capito pagati. C'è qualcosa che non va, forse. sarei stato felicissimo per Ballardini, anche lui, io credo. Allora, torniamo a essere seri. Cioè, non serve allora urlare in panchina, ma prima hanno solo correzioni. Serve anche, le correzioni servono sempre. Ti dico che è difficile già farlo a Castellani, fare le correzioni a Castellani, perché il frastuono non ti permette di arrivare a tutti i calciatori. Tant'è che io chiedo aiuto a qualcuno dei miei, a seconda del ruolo, che mi sta vicino, per passare informazioni, ma non arrivano mai compiutamente come dovrebbero arrivare. Tantomeno a Marassi. Quindi sarà da evitare di sgolarsi, perché non arriva. In genere, anche l'anno scorso, insomma, a volte io mi domandavo come mai io stessi zitto e gli altri avevano tanto da dire, quindi pensavo che fosse... No, pensavo, a volte mi domandavo se era un mio difetto. Io non so gli altri, io faccio così, di solito faccio a questa maniera, ecco, perché mi sembra, se ho qualcosa da dire, lo devo dire compiutamente, e, insomma, far arrivare un messaggio a metà a volte è anche peggio, perché rischi di far confusione. A onor del vero, io in passato mi ero sbattuto un po' per avere la possibilità, come si ha la possibilità di bere per un minuto, di dare la possibilità di comunicare in un mondo fatto di comunicazione in maniera esasperata. Tutti i giorni comunichiamo in tutte le maniere, l'unico che non può comunicare è l'allenatore nei confronti della squadra, perché io devo comunicare dopo 45 minuti. È possibile mai? Non è possibile. In un gioco talmente difficile e
problematico come è quello del calcio, quando in Serie A due squadre si affrontano, che ti potrebbe tutto quello che hai in mente e che hai detto potrebbe essere naufragato dopo 10 minuti e avresti bisogno di correggere, e invece non ti danno questa possibilità. Per bere ci danno la possibilità. Allora io dico, ormai si fanno 5 minuti di recupero, 7 minuti di recupero a fine partita, ma scusate, lo recuperi il tempo, dammi il tempo, mi dai un minuto, vengono a bere, parlo con la squadra, a tutti, per tutti uguale, mi dai una possibilità per tempo e credo che non sarebbe un dramma, no? Ma si va verso, anche a favore, comunicando meglio, a favore del gioco, io penso, e dell'interpretazione del gioco stesso. Ma lo fanno negli altri sport, non capisco perché nel calcio si debba sempre arrivare alla soluzione finale dopo, sembra di nuovo la formula della bomba atomica, invece mi sembrerebbe così chiaro. Lo facciamo ora, dopo 25 minuti, per bere, e approfitti in quel momento per dire qualcosa, e fallo in maniera costante, secondo me, però l'opinione dell'ultimo arrivato, quindi. Senti, domenica scorsa la prima in azzurro qua ci ha fatto sorbicciare gli occhi. Ti chiedo, sei un giocatore che può essere per te duttile anche nel ruolo di play basso, e se per domani ammarassi le caratteristiche di Benz potrebbero essere importanti anche dall'inizio? Questa è l'opinione tua, è un suggerimento? Certamente. È un suggerimento. C'è l'appunto interrogativo in fondo, no? C'è l'appunto interrogativo. A certe domande posso anche non rispondere? Voglia, cioè, ci mancherebbe. Ti rispondo, lo sai che a me piace che i calciatori abbiano questa utilità. È chiaro che i calciatori hanno determinate prerogative che sono maggiormente sfruttabili di altre, e quindi sai, i calciatori di questo livello riescono a muoversi in campo e fare un po' di tutto, però un conto è essere specialisti e un conto, ecco. Quindi Benassé, per esempio, è un calciatore che conosciamo bene, non abbiamo bisogno di scoprire niente, e quindi lui è un lavoro che può fare, lo può fare da solo, lo può fare in coppia, con Capezzi oppure con Rasmussen, oppure, ecco, lo può fare da solo, come dicevo, e così lo potrebbe fare in coppia anche a qua, perché no? Perché ha conoscenze, ha qualità tecniche, ha qualità di corsa, di impatto, e quindi perché no? Se c'è bisogno. Noi ci alleniamo durante la settimana in maniera da ruotare, da cambiare ruoli, ora uno fa tre quarti, ora gioca a destra, a sinistra, play, o, ecco. Chi fa il centrale va a fare l'esterno, chi fa l'esterno va a fare la mezzala. Cerchiamo anche al bisogno però di dare questa intercambiabilità di ruoli che ti porta i ragazzi ad esprimersi anche in maniera più compiuta. La settimana scorsa hai detto siamo con un cantiere aperto, siamo stato complimentato alla squadra per la vittoria, però detto, abbiamo un grande margine di miglioramento e dobbiamo crescere ancora. Qual è l'aspetto che dove può crescere, gli aspetti che cresca più in fretta la squadra? Magari puoi vedere già domani. L'hai detto ora, la squadra. La squadra è formata da 11 individualità, le prime, che poi si integrano con altre 11, ma le individualità nel calcio non ti portano da nessuna parte. Serve la squadra. E per essere squadra bisogna che i calciatori imparino, e questo è compito dell'allenatore, imparino a muoversi in relazione ai reparti, in relazione ai compagni, in relazione alle idee dell'allenatore, in relazione agli avversari, perché poi non è sempre la stessa musica, ma la musica cambia di volta in volta, ma non solo per lo spartito che offrono gli allenatori, ma per quello che accade anche al di là di quello che pensano gli allenatori, perché una partita di calcio è una cosa talmente complicata che va gestita di volta in volta, e i gestori di volta in volta
dietro lo spartito da allenatore, ma i gestori sono sempre calciatori. E quindi è necessario assolutamente diventare squadra, perché con 11 fortissimi, certo con 11 fortissimi qualcosa combini sempre, ma con 11 fortissimi squadra hai maggiori vantaggi. Con una squadra fatta di 11 che non sono fortissimi hai una squadra sulla quale basarti e puoi fare tante cose. La mia domanda è sull'attacco. Ti chiedo come hai visto i ragazzi come sono allenati gli attaccanti questa settimana e se hai dei dubbi riguardo l'utilizzo di Lagumina, Levan oppure di Nazzo. No, io dubbi non ne ho. Sono i ragazzi che mi danno delle certezze e quelli che non sono utilizzati, ecco, forse loro qualche dubbio me lo danno, no? Nel senso che sono meritevoli d'attenzione, molto meritevoli d'attenzione. Anche Levan sta arrivando, siamo ancora un po' lontani, però sta arrivando piano piano.